Ciao Pilates e Pilatessi e benvenuti ad una nuova lezione di Pilates con Giorgia. Oggi voglio proporvi in questo breve video un riscaldamento che potrete utilizzare non solo per tutte le vostre lezioni di Pilates, magari per preparare ancora di più eh, il vostro corpo al movimento, ma anche per esempio alle pratiche ehm, di altre discipline. Questo perché spesso e volentieri pensiamo al riscaldamento come anche ad una ehm, pratica di stretching e allungamento. È molto comune immaginare di fare stretching, Prima di, alcune, di alcuni allenamenti, anche di corsa per esempio, e questo in realtà ehm, ci fa perdere un po' della nostra eh, elasticità muscolare e spesso e volentieri può causarci più fastidi e danni che altro. Quindi, voglio proporvi un riscaldamento che invece è basato sulla mobilità articolare e che potrete praticare sempre, in qualunque momento della giornata, anche solo per sgranchirvi un po'. Cominciamo in piedi. Guarda avanti e senti i tuoi piedi a contatto con il tappetino e comincia a sollevare il tallone destro da terra e poi cambia con il sinistro e semplicemente comincia a muovere piede destro e sinistro alternando i talloni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. Da qui mantieni il tallone destro sollevato da terra, ruota la caviglia destra verso l'esterno, disegnando questi cerchietti in senso orario, ma mantenendo le dita dei piedi in appoggio. Cambio cerchietti verso l'interno. Quindi stiamo partendo dal basso per piano piano riscaldare le articolazioni fino su alla testa, alle braccia. Cambio sinistra. 2 3 4, cambio verso l'interno. 3, 2, 1. Passiamo alle ginocchia. Mani sulle ginocchia, le fletto e comincio a disegnare dei cerchietti. Si vede meglio di qua, quindi cerchietti verso l'esterno e poi verso l'interno. Lascio che i piedi possano muoversi sul tappetino in modo tale da cambiare il loro appoggio, poi muovo insieme tutte e due le ginocchia nello stesso verso, respirando fluidamente e poi verso l'altro lato. Ok, benissimo. Ritorniamo su. Adesso mani sui fianchi, divarichiamo un po' di più le gambe. E da qui cominciamo a muovere il bacino verso destra e verso sinistra, come se volessimo andare con il bacino su una gamba e poi sull'altra. Ok? E ora da qui il bacino si trova da una parte. Per andare dall'altra parte, non vado dritta in mezzo, ma disegno un cerchio indietro e di nuovo un cerchio, anzi un mezzo cerchio. Di profilo viene così: quindi vado da una parte all'altra. Come vedi la schiena non si flette né si estende, il busto rimane nel suo allineamento, le ginocchia rimangono distese ma non rigide, il movimento accade a livello delle anche, completo il cerchio andando anche in avanti. Quindi disegniamo un cerchio completo e poi cambiamo il senso di rotazione. L'ultimo. Benissimo, riavviciniamo i piedi, manteniamo le mani sui fianchi, a questo punto manteniamo tutto il tempo le ginocchia piegate, i talloni giù e muoviamo il bacino in retroversione, quindi coccige in giù e poi in antiversione, coccige indietro e leggermente in su. Qui sto muovendo la zona lombare, le vertebre lombari, flettendo ed estendendo la parte più bassa della schiena, quindi è diverso dal movimento di prima. Non vado al limite del mio movimento, mi fermo in un range comodo, sto solo riscaldando, preparando le articolazioni al movimento. Ok, a questo punto ci muoviamo verso destra e verso sinistra, accorciando un lato, accorciando l'altro lato. Bene. E poi uniamo i punti disegnando un cerchio ma con flessione estensione e flessione laterale della colonna quindi muovo il bacino e poi dall'altra parte lasciando le ginocchia libere di assecondare il movimento bene da qui distendo le gambe mi metto comoda e spalle indietro circonduzioni 2 3 4 cambio 4 3 2-1 E adesso una spalla dopo l'altra, destra, sinistra, indietro, destra, sinistra, lascio libero il tronco, il torace di assecondare il movimento, le ginocchia morbide, e cambio in avanti. Benissimo, ora testa a destra e sinistra. Torno al centro, inclino la testa verso un lato. Disegno una mezza luna in avanti. E cambio ancora, mezza luna. E cambio, mezza luna, e cambio, ancora l'ultimo, e ritorno al centro. Bene. Apro e chiudo i pugni, le dita delle mani per riscaldare queste articolazioni, le estremità del corpo e comincio chiudendo i pugni ma senza serrarli a ruotare i polsi verso l'esterno e verso l'interno. Faccio la stessa cosa verso l'esterno ma rilassando le mani, morbido il movimento da una parte e dall'altra. Senti come è diverso con il pugno e con le mani morbide. Ok? E a questo punto tocco con le mani le mie spalle e distendo le braccia in avanti. Poi tocco, apro, tocco, avanti, tocco, apro, tocco, avanti, tocco, apro, continuo, apro e aggiungo su. Quindi tocco, avanti, tocco, apro, tocco, su, tocco, avanti, di lato e su. L'ultimo avanti, di lato e su. Ok, adesso inspira ed espirando guarda giù, lascia la tua colonna arrotolarsi a partire dalla testa, ammorbidisci le ginocchia, fletti vertebra dopo vertebra, tocca con le mani il pavimento, fletti le ginocchia e distendi. Ancora fletti, distendi. Puoi anche non distendere completamente se questo ti causa troppa tensione semplicemente lascia le ginocchia leggermente morbide. Ancora distendi e l'ultimo distendi. A questo punto cammina in avanti, se hai la possibilità di andare giù per terra, inspirando estendi la colonna e fuori l'aria fletti il gatto. Ancora prendi l'aria e fuori l'aria. L'ultimo prendi e fuori l'aria, e prendi e fuori l'aria. Ok, punta i piedi, cammina indietro, ritorna sui tuoi talloni, lascia andare giù la testa, e srotola sulla colonna. Fletti le ginocchia, immagina di avere una parete davanti a te. E a questo punto tocca la parete con la fronte, il naso, il mento il petto disegna una specie di s e torna giù lascia le ginocchia sempre morbide disegna un'onda una s con la tua schiena l'ultimo ok ancora una volta vai giù fluidamente e fletti solo un ginocchio, lasciando andare il bacino in maniera simmetrica, e poi l'altro ginocchio. Cambio 2-3-4-5-6-7-8, e ritorna. Guarda avanti, stacca la gamba destra e ruota verso l'esterno. Disegna dei cerchi verso l'esterno con il ginocchio per sentire di nuovo il movimento nell'anca. Cambio e cambio gamba. Morbido il movimento e cambio. E stop, a questo punto fletti le ginocchia e comincia a muovere un braccio in avanti e un altro indietro, quindi sinistro avanti, destro indietro. Scendi con entrambe le braccia e disegna una mezza luna in giù per andare dall'altra parte. Mantieni lo sguardo davanti a te e continua ad oscillare con le braccia che si muovono uno in avanti e uno indietro. E per permettere questo movimento lascia che il tuo torace si muova. Assecondando la rotazione a destra e a sinistra, continua a guardare in avanti. Ammorbidisci le braccia, lasciale andare fluide, morbide, senza dare loro una forma o una rigidità particolare. E lascia anche il tuo bacino libero di muoversi. E a questo punto puoi completare la rotazione. quindi Invece di andare semplicemente avanti e indietro, stai andando con un braccio in rotazione sempre indietro e contemporaneamente con l'altro braccio che ruota in avanti. Cambio. Un braccio ruota in un verso e l'altro braccio ruota nell'altro. Ok, bene. Ricorda di respirare sempre durante tutta la fase di riscaldamento perché questo ti aiuterà ad ossigenare meglio i tuoi muscoli e anche a rendere sempre meno rigido il movimento, perché ricorda che quando smetti di respirare quello è il primo sintomo di una tensione da qualche parte nel tuo corpo. Dopo questo riscaldamento sei davvero pronta o pronto ad affrontare altre attività, sempre ovviamente con una certa gradualità e eh, ricorda se magari fai qualche attività molto molto specifica di eh, aggiungere qualche movimento che riscaldi e ti prepari a quella particolare attività, a quel particolare gesto. Questo però dovrebbe essere per te una, um, un riscaldamento utile per um, un livello generale di allenamento sia indoor, quindi pratica magari di qualche attività in casa, sia anche all'esterno. Porta sempre con te quindi questa pratica e ricorda di riscaldare, di preparare bene il corpo al movimento, sempre. Eh, ti ringrazio di aver seguito questo video con me e ti ricordo che eh, da febbraio, quindi da questa prima settimana di febbraio per tutto il mese, troverai eh, un progetto integrato di studio insieme. Sulle piattaforme infatti di Instagram e Facebook, Pilates con Giorgia, troverai ogni giorno dei contenuti che ti aiutano a conoscere il movimento in maniera più specifica con controindicazioni e benefici e alla fine di ogni settimana, il sabato, troverai eh, su questi social un piccolo quiz per rivedere insieme le informazioni e fissarle meglio nella tua memoria. Allo stesso modo, ogni lunedì eh, di febbraio troverai un video su YouTube che ehm, in pratica è collegato a quello che abbiamo studiato insieme. Sulle altre piattaforme e lo completa a livello di piccola pratica con degli esercizi specifici e in più nella piattaforma dello studio online questo mese di febbraio trovi sempre con l'idea di studiare e migliorare la nostra pratica insieme, un corso che si chiama Pilates Fundamentals e in questo corso trovi eh, la preparazione e la pratica degli esercizi di repertorio di Matwork, ehm, quindi Pilates a corpo libero, divisi per livello, quindi troverai la sezione principianti, intermedio e avanzati con vari esercizi che ti preparino alla pratica degli esercizi di repertorio e poi anche dei video con eh, la pratica degli esercizi originari, come dal libro Return to Life di Joseph Pilates. Troverai inoltre delle lezioni che mettano insieme questi esercizi per permetterti di praticarli in maniera più fluida e ehm, così eh, anche divertente e queste lezioni saranno molto molto più focalizzate su una pratica classica del Pilates, quindi troverai meno contaminazioni ma sempre una ehm, maggiore attenzione alla consapevolezza del movimento durante questi esercizi. Ti aiuterà quindi anche a ricordare i nomi degli esercizi e a eh, conoscere di più il metodo in profondità. Ti ringrazio quindi e ehm, ti invito a fare un giro in studio online, se vuoi, sul sito pilatescongiorgia.com o comunque ti aspetto qui su YouTube e sugli altri social per eh, studiare e praticare insieme. Ciao!